Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata su Lair Drums. Oggi voglio spiegarvi come fare un groove rock che sia veramente, veramente rock. Partiamo subito. Per prima cosa, casse rullante devono essere super potenti. Quindi, la cassa, mi raccomando, non suonate col tallone giù in questo modo, perché se no non avrete un suono potente, ma dovete tirare sul tallone e darci dentro. Rullante stessa cosa, assolutamente non rullante normale e magari anche suonato piano, assolutamente no. Dovete suonare un bel rimshot forte, in questo modo. Mi raccomando, la faccia è sempre molto importante, deve essere decisa perché deve proprio dare il senso di rock, bello pesante. Una cosa importantissima è sicuramente il charleston. Il charleston, come in questo caso, deve essere un charleston ad esempio da 15, che quindi sia bello pastoso, bello presente, come questo qua. Questo è un charleston appunto da 15, e l'importante è non schiacciare troppo il charleston. Molto spesso vedo che la gente o suona il charleston troppo secco, quindi tira sul tallone sul pedale del charleston e lo suona, ma sentite che è troppo secco, e neanche andare dall'altra parte, cioè lasciare troppo aperto il charleston, perché altrimenti sentite che non va per niente bene, il suono è proprio slabbrato. Invece il charleston deve essere chiuso, ma non troppo, nel senso deve essere chiuso, ma con le mani dovete riuscire a muoverlo un pochettino in modo che possa ondulare un po'. Vedete come faccio io in questo modo? Ok, così quando lo suonerete con le bacchette il suono sarà molto più bello. Mettete insieme charleston rullante e gran cassa e il suono sarà ottimo, come potete sentire. Altra roba, se volete dare un po' di pepe in più, aggiungere un po' di riverbero, tipo così, forse è un po' troppo. Così direi che ci siamo. E con questo è tutto. Io vi saluto, vi aspetto in altre serie e in altre puntate su questo argomento e su molti altri argomenti. Quindi ci vediamo in tutte le altre serie, sempre qui su Vibly. Ciao!